Allo stand Ray Marine insieme a Carlo Bai, Country Manager Italia, quest'anno presentiamo al Salone Nautico di Genova un prodotto integrato per il controllo di vari apparati all'interno delle imbarcazioni, lo Yacht Sense Ecosystem. Yacht Sense Ecosystem è un sistema che si basa su due pezzi di hardware e il cuore del sistema è un'app Ray Marine che consente di fare diverse cose, sia legate alla parte diciamo ludica dell'imbarcazione che anche legate alla sicurezza. C'è una funzione per esempio che si chiama GeoFence che consente di monitorare in tempo reale la posizione dell'imbarcazione. L'utente, l'armatore può creare un cerchio intorno all'imbarcazione e quando la barca per qualche motivo esce da questo cerchio ricevere una notifica o un allarme via SMS. È come una sorta di antifurto. L'applicazione Ray Marine consente di gestire le carte Lighthouse, consente di fare quello che si chiama il mirroring, quindi la ripetizione dello schermo sul dispositivo remoto. Questo lo posso fare quando sono a bordo, quindi avere sostanzialmente una postazione aggiuntiva che vedo e controllo. E poi cosa che invece richiede un hardware esterno, ma che è molto importante, è la parte legata alla domotica, quello che si chiama la smart home sull'acqua. Quindi è stato creato un router che si chiama Yacht Sense Link, che innanzitutto serve per creare un hotspot wireless di bordo. Ha due SIM all'interno con tecnologia 3G o 4G ed è in grado anche di collegarsi in Wi-Fi alla rete del marina. Una volta che è collegato a internet, genera a bordo una rete di bordo che consente appunto all'armatore e ai suoi ospiti di collegarsi e di collegare tutti i device, tablet, smartphone e permettere al tablet o allo smartphone di controllare le utenze che sono collegate alla domotica di bordo, di controllare da remoto. Quindi l'armatore che è a casa o è in ufficio deve andare a bordo il weekend successivo, vuole controllare il livello di carburante, il livello dei serbatoi dell'acqua, accendere l'aria condizionata in modo da arrivare a bordo con la barca già fresca, quindi anche queste cose non solo legate alla sicurezza ma anche di comodità. Il tutto è rinchiuso all'interno di un sistema che è completamente integrato all'interno dell'elettronica di bordo, perché non devo aggiungere dispositivi che poi vanno interfacciati, vanno impostati eccetera, ma è tutto completamente integrato. Questo sistema può essere utilizzato anche per imbarcazioni diciamo più piccole? È stato studiato per tutti i tipi di imbarcazioni, tant'è che questo router di cui abbiamo parlato, a prescindere dal fatto che ci sia a bordo la domotica o meno, ha due porte di uscita e di ingresso che sostanzialmente consentono di creare un mini sistema di domotica senza avere poi l'impianto completo. Si può pensare di usarlo su barche a vela, barche piccole eccetera. Carlo, parliamo di questi schermi che sono dotati di una caratteristica molto utile in navigazione. Sì, diciamo che uno dei problemi che tutti sappiamo dei display touchscreen è che il touchscreen è sensibile all'acqua, per cui quando piove, quando si bagna, il touch non è perfetto. Su questi display, che è una pellicola che viene applicata sullo schermo, che si chiama HydroTough, non risente di nessun problema con l'acqua, per evitare che uno possa non avere il controllo del display quando magari è in condizioni di bagnato.